artisti, attori, giornalisti per l'edizione 2018 del Cortona Mix Festival, l'appuntamento di quest'anno che si svolgerà da mercoledì 18 a domenica 22 luglio è dedicato alla comunicazione. Il tema sarà Le parole sono importanti. Le parole sono importanti è il titolo dell'evento, proprio perché riteniamo che in questo mondo dove si dicono tante parole forse è bene ricordare il peso delle parole che si dicono, il loro suono e la loro importanza, e quindi ogni autore e anche ogni cantante, ogni evento sarà associato ad una parola. Tra i presenti anche Andrew Singer, il premio Pulitzer 2018 per la narrativa. La presenza del premio Pulitzer è sicuramente, come dire, il suggello all'importanza di questa rassegna, di questa presenza di grandi scrittori, poeti, giornalisti di primo piano che sicuramente porteranno all'interno del nostro festival non solo parole. Alle parole si accompagneranno le idee. E al calar del sole, con gli appuntamenti musicali e teatrali, i nomi sono di altrettanta rilevanza. Abbiamo una delle uniche due date in Italia del concerto di Little Steven, che farà appunto solo Roma e Cortona. Poi ci sarà un importante concerto dell'Orchestra della Toscana, che presenta Rhapsody in Blue e una suite da West Side Story. Poi avremo il concerto gratuito con gli Statuto, che festeggiano i 35 anni di attività a Cortona. Poi gli altri due appuntamenti, un appuntamento molto particolare perché sarà un concerto di Nino Frassica. Non è che siamo molto abituati a vedere Nino Frassica nella veste, diciamo, di cantante, però appunto sarà un concerto cabaret. E poi chiudiamo domenica 22 con Gino Paoli in chiave jazzistica. Lo stesso Gino Paoli in pomeriggio sarà anche protagonista di un incontro assieme alla figlia Amanda Sandrelli.